qua un computer da battaglia. Questo computer c'era Windows 7, giusto per prova, e l'avevo messo tempo fa. Un po' scassato, c'è cioè il monitor con delle righe, me l'hanno dato quasi gratis. E qua c'è un Windows 7 che ho installato per fare delle prove, quindi non ci ho nemmeno messo i numeri di serie, l'ho messo 3 mesi fa e ora mi dà problemi di originalità, ovviamente. Quindi installiamo subito Windows 8. Ora io non voglio sprecare un DVD per fare Windows 8, però ho provato a metterlo su una penna USB e su questo computer le penne USB non partono. Quindi cosa facciamo? Proviamo a installarlo come fosse un aggiornamento di Windows 7. Quindi apriamo il setup, vediamo che dice. Vediamo sentire, sì. E vediamo cosa dice. Riparando. Fa un controllo, non so che cosa. Dammi licenza. Qua dice rendi i nostri avvocati felici da leggere questo molto attentamente. Quindi lo leggiamo attentamente. Ok, letto, accetto. Cosa vuoi tenere? Niente. Vuoi mantenere, cioè cosa vuoi tenere? Niente, che se ne frega, tanto questo è un computer di... Vediamo se hai qualcosa da fare prima. Vediamo se c'hai da fare qualcosa per avere il tuo PC pronto per Windows Developer Preview. E questo prenderà un paio di minuti. Sai che però, quasi quasi i file li terrei. Vediamo se si può tornare indietro. Giusto per vedere quanti file perderei. Vediamo cosa c'è bisogno di fare. Allora, per installare Windows hai bisogno di 16 GB di spazio libero. E allora niente, bisogna cancellare un po' di file inutili e poi si continua. Va bene, non c'è problema. Riproviamo dopo. Allora, cancelliamo un po' di roba. Tanto su questo computer non c'è niente che mi interessa. Quindi possiamo tranquillamente cancellare un po' di roba. Bene, adesso ho 35 GB liberi, quindi possiamo continuare l'installazione. Ingrandiamo. Allora, cosa vuoi tenere? File personale non ha più senso dato che non c'è più niente, quindi niente. Vediamo se c'è da qualcosa da fare. Ecco qua, pronto per installare. Ho scritto non tenere nulla. Allora, mentre Windows Developer si installa, non puoi usare il computer. Per questo hai scelto di fare installare Windows e non tenere niente. Vai, installa. Dopo un piccolo salto,
dovuto al cambio delle batterie. Eccoci qua. Scegliamo la lingua da installare, ovviamente c'è solo l'inglese. Scegliamo però per il tempo italiano. Così ci verrà scritto anche la tastiera italiana, ci verrà scritto tipo giovedì, venerdì. Installa ora. È praticamente uguale al setup di Windows 7. Ecco, accetta, accetta. Questo consigliato no, non c'ho voglia, vediamo che cos'è. Allora, cancelliamo proprio tutto. Installiamo qua. New. Sai cosa? Forse è meglio non fare così perché... Ops. Va bene, e allora niente, facciamo così. Ora c'è caso lui si arrabbi perché non trovi più i file che gli servivano per partire. Cosa molto brutta. No, li trova. Allora è stato abbastanza intelligente. Ah, ho scoperto il motivo per il quale non si è arrabbiato. Non è partito. Questa volta il computer, per una ragione che sto ignorando, è partito da penna USB. Infatti. Leggendo la penna USB. Per questo non si è arrabbiato quando gli ho cancellato la partizione. Quindi questo computer può partire da USB, ma solo se gli pare. Grazie, simpaticissimo. Ecco, che strano, è ritornato questa finestra qui. Boh, riproviamo. Italian, Italian. Install now. Accettiamo, next. Custom. Sapete cosa forse? Tolgo la penna USB e riavvio il computer. Oh. Oh. Ma che... Ma prendi in giro. Perché non si accende più il computer? Guarda che strano. Il LED lampeggia così. Questo è proprio assurdo. Allora, stacchiamo e riattacchiamo la corrente. Oh, non c'è verso, purtroppo. Ma come?
Cos'era quel rumore? Non c'è verso. Questa è la cosa più assurda mai vista. Interrompiamo un attimo il video per smontare il computer. Ecco fatto. Smontato, rimontato, vediamo se ora si accende. Si accende. Oh. Allora, cazzo. Andiamo a vedere che dice. Allora, vediamo, si è resettato tutto. Ah, qua mettiamo che siamo lì. Beh, ora mi fa. Vabbè, non posso dire mettere la data giusta, beh, comunque. Allora. Va bene. Quindi accendiamo il computer per l'ultimo riavvio. Mi dà sempre noia il coso, quindi rimettiamo una data decente. Se no me lo regalavano sto computer. Allora, qua vabbè. 9:26, ma mettiamo che siamo tipo il 10. 2011, se non mi dà problemi. F10, sì. Intanto vado a prendere un mouse perché Windows 8 senza la scorrere la rotella di scorrimento è un incubo da usare. Ecco, personalizza, quindi diamo computer un nome computer, chiamiamolo Dandy Pitch. Next. Così. Ah, si può anche andare qua. Video wireless. Ah, prendiamo la mia rete. Giustamente, se io scrivo si vede la password. Quindi metto in pausa, scrivo la password e poi. Ecco fatto. Giustamente, mai scegliere la roba espressa. Sì, condividi la roba. No, me la devi chiedere. Vabbè, diciamo tutto sì a tutto. Vabbè, facciamo sì a tutto. Share information, facciamo finta di niente. Va? Allora, questo qui vuole che per entrare si usi il nostro account di MSN. Quindi tutte le volte che si accende il computer bisogna mettere la password di MSN. Che è una cosa assolutamente assurda. Quindi dobbiamo scegliere Don't want to log in with a Windows Live ID. Quindi la differenza è che se entra Windows Live ID viene messo, tipo i preferiti vengono messi online. Questa è una cazzata mondiale, perché tutte le volte accendi il computer non posso mettere una password di 20 caratteri. Quindi
Local account. Username, mettiamo magnetic. Password, niente password. Finalizing. Ecco qua, welcome. Qua non c'è la classica foto stile Windows 7 o XP anche, vista, sì. Ma c'è questa foto generica che non si può rimpiazzare con altre foto preimpostate. Ma vorrebbe che con la webcam fai una foto reale. Oh sì, comunque mi piaceva quelle tipo il cagnolino, le c'era prima. Primo avvio molto lento, giustamente deve preparare tutte le cose che ci sono. Ed eccoci qua, questo è il menu avvio. Possiamo andare al desktop, pigiando desktop, dove torneremo al menu, a desktop standard. Premendo il menu avvio qua giù in fondo, o andando, con il mouse si va all'angolo, viene scritto che cos'è. Giustamente non è mezzanotte, soltanto non ho rimesso l'ora. Si può fare uno screenshot. E poi metterlo su Facebook con Socialite. Wow, utile. Devices. Qua non dice, non è supportato. Bene. E poi settings. Si può dire la rete, e wireless, la lingua, se italiano, inglese, eccetera. Qua cliccando su il wireless viene questa cazzata fatta così. Riduce date usate. Come funziona? Per ridurre gli utilizzi, vediamo. Non ridurre i dati. Sa come funziona? Status. È classe, uso di Windows. Abilitato. Perché non lo fa vedere? Ah, nascondi estimate. Come si fa? Status? Non dice niente. Proprietà, dirà le proprietà, quindi indirizzo IP. Va bene. Allora, la cosa principale, cioè comunque c'è comunque Internet Explorer 9 classico, normale, con la solita homepage inutile. Vedete la barra qua è diversa. Vediamo che versione è questa. Ah no, questo è Internet Explorer 10. Non so la differenza se hanno le barre. Vediamo se la differenza delle barre c'è in tutti i programmi oppure solo in quello. Computer. On disk. No, quelle barre c'è solo soltanto in Internet Explorer. Ed è molto carino come. Mi sembra più carino come cosa qua, stile Office, condividi, si può masterizzare, sicurezza avanzata, emailare, zippare, vedi, tutto così. Sembra molto più complicato di prima. L'importante è questo qui, app, per andare su invece che indietro. Mi piace molto l'idea. Questo è che l'è. Ah. Cambiare velocemente tra dettagli e anteprima. Oh, adoro questa funzione. Questo si può anche nascondere. Ah, perfetto. Oh, adoro questa cosa. Quindi l'Explorer è esageratamente migliore. Torniamo al menu. Se volessi aprire un qualsiasi programma, è fatto in questa maniera. Ecco, la rotellina non funziona. Non so per quale assurdo motivo. Vediamo se è rotta la mia rotellina oppure. Vale, si è rotta la rotellina. Perfetto, si è rotta la rotellina e quindi non funziona la rotellina. Ho preso il mouse apposta perché c'era la rotellina. E quindi vediamo se con le frecce si può muovere. Ci si può muovere però non esageratamente bene come cosa. Apriamo Internet Explorer, la versione da tablet.
E vediamo che una volta che ha finito di caricare la pagina. No, qua l'ha finita di caricare. Proviamo tipo a installare un programma tipo Google. Google Chrome. Scarica Google Chrome. Accetta install. Ah, vedi, si possono anche salvare file. Esegui. Mi piace questa cosa di Internet Explorer. Ah, bellino. Fatto così. Installazione in corso, attendi. Vabbè, nel frattempo che attendo, tanto lo devi scaricare, nel frattempo che attendo, vediamo qualche cosa, vediamo il meteo. Stiamo scaricando le ultime informazioni. Andando con il mouse in basso a sinistra, bene, il menu. Un po' lentino, si vede se era qualcosa. Vediamo se Alt Tab funziona. Alt Tab funziona. Installer. C'è anche Internet Explorer. Qua vedete, viene tutto schermo. Bisogna cliccare con il destro per venire le tab in cima. Non è estremamente intuitivo. Comunque, alla fine, se uno lo sa, si capisce. Allora, vediamo il meteo. Eccomi, l'ha anche chiuso. No, di nuovo. Ok, Anaheim. Allora, aggiungiamo una città. Florence. Florence. Però Florence in Italia, perché se no c'è anche un monte di città che si chiama Florence in America. Vediamo se c'è il verso di mettere. Allora. È possibile spostarsi. In teoria dovremmo fare così con il dito, però non mi fa. Andiamo con la barra a fondo. Pigiamo con il destro, rimuovo città. Non gli si può dire di vedere con le temperature standard. Sa come mai. Comunque vabbè, se ne frega. Stocks per vedere quanto va giù il titolo Microsoft dopo aver rilasciato questa cosa scioccante. Vado a pigiare su MSFT. Vediamo. Eh? Che mouse? Mettiamolo settimanale. Sì. Da quando è stato rilasciato Windows 8 è in salita netta. Accidenti. Ma si vede, sta piacendo sto schifo. News, vediamo che news ci sono. Ah, bellino. Ah, si scelgono le news che si vogliono. Allora mettiamo, che ne so. Core 77, bellino. Anche Yanko Design. TMZ inutile. Fashion, food, gaming. Mettiamo Kotaku, è bellino. Lol, cazzo, nelle news. Mettiamo anche Boing Boing, la Faker. Gadget, no. Fatto. Ho aggiunto i feed che mi piacciono. Vediamo che mi dice. Non sono propriamente news. Comunque, vediamo. Ah, li separa per così. Li separa a... Per sito. Così. Boh, dovrebbe essere bellino da usare Houdini, però. Facciamo finta che è bellino. Bene. Twitterama, che non ho mai provato, vediamo che com'è. Vorrei andare sul mio Twitter. Proviamo.
Proviamo a metterlo. Vediamo. Login. Login. Non viene. Login. Si muove e va via. Login. Si muove e va via. Vabbè, non funziona Twitter. Vediamo cos'è Socialite. Socialite. Bisogna entrare su Facebook. Login. Ecco. Metto un attimo in pausa il video per mettere un password e poi vediamo come è fatto questo Socialite. Consentiamo. Wow. Molto bellino da usare Houdini. Newsfeed. Pronte per la censura, le dovrò mettere dopo. Ci si capisce nulla. Va bene, qua devo fare tutto a pixel dopo, quindi fermiamo. Per la privacy dei miei amici. Ah, e vengono tutti i miei amici. Wow. Vabbè. Store non funziona, non ve lo faccio nemmeno vedere, dice che ancora non si può. Build non serve assolutamente a niente. 5 filetto però fatto male. Piano suoni pianoforte. Paint play serve a cos'è. Labirinto è un labirinto che non ci si capisce niente. Mopod è un classico coso di cosa. Tile puzzle, anche il nome dice così. Near me ancora non l'ho provata, vediamo. Near me is loading. Vuoi permettere a sapere la tua posizione? Permettiamo, tanto il mio computer non c'è GPS, quindi non può sapere la mia posizione. Permettiamo? Vediamo com'è. Schermo verde. Bello. Cosa dovrebbe fare? Proviamo a cliccare con destra, non succede niente. Ma come? Ma chi? Cos'è? Dov'era? Near me. Allora, vediamo. Adventure. Ah, praticamente cosa c'è vicino a me? Per avventure, andare fuori, culturale. Potrebbe essere bellino, però insomma, questo è più da cellulare che da computer. Pickstream, non ho idea di che cos'è. Usa la roba di Flickr, ma non è certificato o supportato da Flickr. Va bene, vediamo che cos'è. Home. Bellina. Lì non morire. Ma si può fare qualcosa? Oltre a vederle basta. Ah, sicuramente utilissimo Pickstream. Si possono vedere le immagini ma non salvarle niente. Zero gravity. Vediamo che capro è. Che bello, sa ma che volume. Oh, la musica è bellina. Vediamo, istruzioni perché non è molto intuitivo. Allora, con il dito che non ho, io sposto. Sì, ok, ho capito, voglio uscire, grazie. Start. Cos'è sto schifo? Allora, vediamo. Con il dito, col mouse non funziona. Ah, con le frecce funziona. Boing.
Ah, ok, classico giochino scema. Che bello! Mijurit. Mijurit è la classica cazzata da cellulare. Che niente, serve per sapere. Se io so che questa è tipo 3 metri, allora lui mi fa sapere quanto è grande e cosa. Decisamente utile e quindi lo togliamo. Allarmi, vediamo che allarmi ci sono. Vai, metto un allarme. Al mezzanotte e 25. Vai, on. Non si può scegliere la suoneria? Non si può scegliere la suoneria. Tanto che se ne frega. Vai, stiamo tornando indietro. Poi che c'è? City House stampede, remote desktop. Ah, poi cliccando con il destro su una cosa si possono sia fare più piccoli, sia anche disinstallare. Questo qui non serve assolutamente a niente. Cos'è un pin? Ah. E ora? Come fa? Oh! L'ho tolto e ora... Evviva l'allarme! Che bello! Snooze, dismiss. Ok, allora io ho tolto quella cosa lì. Change user till, lock, log off, adios. Ok, ma io ho tolto quella lì. Come cazzo faccio a rimetterla? Boh, proviamo a pigiare qualche tasto. Ok, mi si è chiuso. Scegli il motore di ricerca. Google ovviamente, se no non ha senso avere Google Chrome. Ecco, utilizzando Google Assistant qui. Non Google Chrome. Sì, ma io volevo. Quindi se pigio qui mi si apre cosa. Va bene, però io volevo rimettere quell'icona che ho tolto. Aperta per sempre. Vedevo che qua facendo con i diti così veniva un menu. Ma qua con che cazzo lo faccio venire senza diti in menu? E mi sape di nuovo Chrome. And no. Control. We advanced un pin from taskbar. Questo è cazzo. Un pin. E sì, un pin, però. Proviamo a pigiare il menu di nuovo. Menu di nuovo me lo chiude. Proviamo a cercare su Internet Explorer. Chiudi. Allora. Ah, guarda, c'è anche i programmi recenti. Stile Chrome. Allora, Windows 8 P Program. Vediamo come cappero si fa. No, ma che... Allora, se io pigio la freccia in giù... Boh, vabbè. Windows 8. Start menu. Proviamo così. Proviamo con questo. Allora, vediamo, con questo programma qui si può disattivare la cazzata di menu. Disattivare la cosa di cosa? Power option. Aggiungi. Ah, ecco come si fa. Cerca, eccolo qua, build, si pigia col destro e si pigia pin. Esageratamente intuitivo, ma che si scherza davvero. Mamma mia, com'è intuitivo così. Ah, ma ci sono anche tutti gli altri programmi, eccoli qua. Oh, quindi vediamo se io voglio la calcolatrice, ci pigio col destro, avanzata, pin.
Ora posso tenere il menu. Oddio, com'è semplice e intuitivo da usare, mamma mia! Olè! Lei è proprio nascosta la roba. Quindi vabbè. Quindi questa cazza. Togliamo tutta la roba. Oh, ma non è tornato quel build però. Avevo detto pin, no? Proviamo a scrivere senza bisogno cerca. Eccolo qua. Build. Vediamo con destro. Vediamo con destro. Pin. Start. Eccolo qua. Utilissimo. Allora. Check me. Vediamo. Treehouse Stampede. Vediamo il KP. Cosa devo fare? C'è uno qua giù nella casa dell'albero. Poi cliccare qua. Hello? Ah, devo fare una lettera con scritto M che contiene MNC. Voglio una lettera che contiene MNC. Coming. CDN. Content Distribution Network. Canada. Come no? Non è una parola Canada. Canadese allora. Ma che cazzo dici? Ma come Canada non è una parola? Mi pigli per il culo. Skip. No. NSG. Sergeant. Ma come non una parola sergente? Mi pigliano per il culo. Ma vaffanculo. Check. No, remote desktop. Serve a poco perché comunque c'è quello completo. Qua non si può dire nessuna opzione, quindi. Allora, vediamo, checkmate. Questa era gli scacchi, o la dama, vediamo. Allora, gli scacchi, non ho idea come si gioca. Che bello, bellissimo. Posto. Poi che c'è? Memorize your life book. Ok, come funziona? La nostra figlia crescendo, settembre 2011. Era solo ieri quando l'abbiamo presa all'ospedale, la prima altalena. Sì, ma questa non è mia figlia però. Aspetta, torniamo indietro che non ho idea di come si faccia. Esc? No, sì, è troppo intuitivo. E come cazzo si farà a tornare indietro? Proviamo a uscire e rientrare. Ah, bene. Destro, tasto sinistro. Vabbè. Edit. Aggiungiamo una pagina. Ah, si può scegliere solo i formati che vogliono loro. Prendiamo questa. Qua ci si può mettere. Ah, ci si può mettere anche un filmino. Aggiungi. Ah, no, solo le foto. E qua ci si può scrivere wow. Wow. Che bello. Dan. Wow, che bello. Però io voglio tornare indietro. Ecco, doppio clic su Memories. Intuitivissima proprio. Pigiando col destro si possono listare. Anche generare un nuovo album. Vai, genera album. Genera album. Vabbè, allora non me lo generare. Il computer non sta lavorando. Dai. Vabbè, io esco. No, si è bloccato il computer. Fantastico. Ricordo che questo è un Core 2 Duo, quindi dovrebbe essere discretamente veloce.
Nada, signore e signori. Nada. Non mi fa nemmeno Ctrl Alt Hunch, proviamo Ctrl Shift Esc. Allora dovrò riavviare. Bene, ci vediamo dopo. Ecco, io ho riavviato, però ho davanti questa schermata verde che non so che cos'è. Pigio Ctrl Alt Hunch. Posso fare bloccare, uscire Task Manager. Vi ricordate, questo Task Manager sembra quello di Windows 95. Per fortuna ho More Details. Quindi è molto più bellino, molto utile. E qua effettivamente è molto bellino. Vedete, sembra lento, ma questo è un Core i2 Duo T5002. Quindi è discretamente buono. Ecco, chissà come mai sta andando però a 800 MHz. Ora che lo vedo. Perché vai a 800 MHz? Eh? Virtualizzazione disabilitata. Che ti ha detto di virtualizzare? Di disabilitare. Si può vedere tutti quelli lì che partono, Google Starter che ho usato, quanta memoria uso. Questo è molto bellino. Ora qua il problema è che qua non viene più il menu. Ah no, il menu viene ma è invisibile. Ah, sì, ottimo. Bene. Proviamo, scusate. Ecco, è tornato. Perfetto. Allora, riproviamo Twittorama se ora si decide di funzionare, magari così si vede anche questo. Sembra no. Login. No, sì, ti immagini. Non viene nulla. Ma chi ti ha detto di riprovare Twittorama? Ok. Sì. Questo è da pazzi. Vabbè, proviamo Copper. Vediamo che cos'è. Guarda un po' di questi programmi inutili. Benvenuto a Copper. Tutoriati cosa c'è bisogno. Tap sullo schermo, vai. No, non funziona, non so come. Che è rotto? Come passa il pigio qua? Strano. Allora, per muovere il robot bisogna spostare il robot con il dito. Ok. Ah, ok, classico Sokoban, bisogna spostare le cose da una parte. Ah, ok, ora non mi fa continuare perché io con due diti devo zoomare la telecamera. Ok, però succede che io ho un mouse, non ho due diti. Questo è uno schermo normale. Bene, molto ben fatto. Ottimo lavoro, sì, bravissimo. Sì. Ok, qua non continua a funzionare. Quindi proviamo a lasciare. Allora, vediamo che cosa non è provato. Non ho provato Aircraft. Ok, come funziona? Questo aeroplanino. Vediamo l'istruzione. Come? Piede per il culo. Che bello! Vediamo, clear play. Cioè, con questo video si può vedere un aeroplanino 3D in... Si può vedere un aeroplanino 3D. Wow! Il menu start ancora non c'è. Non so come farlo di venire, vediamo che manca. Oh, flashcards. Flashcards potrebbe essere utile per imparare il giapponese.
altre cose. Proviamo World Flags. Qual è il Portogallo? Bing Correct. bing. Correct. Sì, anche la prossima. Ah, ecco. Cliccando su un invisibile pure. Qual è il Burkina Faso? All right. Correct. Alright. Qual è l'Eritrea? Bingo. Bingo. Qual è la Repubblica Ceca? Correct. Correct. South Korea. Way to go. Way to go. Cuba. Woohoo. Woohoo. Good Sweden. job. Good job. Malaysia. Way to go. Way to go. Good Japan. job. Good job. El Salvador. Way to go. Way to go. Papua Nuova Guinea. Sarà Way questa. to go. Way to go. Egypt. You're right. You're right. Netherlands. Way to go. Way to go. Irlanda. Non c'è. Sarà questa. Woohoo! Woohoo. Italy! Dig for treasure. Mi fili per il culo. Che fantastico! Qua dovrei grattare con il dito. Proviamo a grattare tutto, vediamo che mi dice. Sì, poi. Ok. Oh, non se ne possono aggiungere altre? Ma come? Statua della Libertà. Tower Bridge. Machu Picchu. Machu Picchu. Angkor Wat. The Golden Gate Bridge. Sì. Ah, si può anche vedere dietro. Fun fact. Bello. Mica male. Ok. Qual è il Grand Canyon? Questo? Good job. Good job. Chichén Itzá. Correct. Correct. Tower Bridge. Correct. Correct. Statua Libertà, non lo Bingo. sapevo. Va bene. Torniamo in un start che non funziona ancora. Search. Oh, beatbox. Beatbox è bellino. Perché ovviamente te fai un pattern. Per esempio, si può mettere un sample. Ah, che non ci sono, quindi niente. Se vuoi mettere un MP3. Si mette un sequenziatore, tipo per esempio. Pum, si fa un disegnino. Si mette un altro sequenziatore. Verba volant, scripta manent. Wow! Si può anche salvare. Recognize. Ah, si può anche riconoscere la scrittura. Salvare, caricare. Ah, salvare come immagine però. Non come vettoriale. Quindi è decisamente inutile. Sì. Vabbè, proviamo a riavviare per vedere di fare funzionare il menu. Ah, si può fare anche un voto. Vediamo. Si va all'App Store. Funzione decisamente innovativa, ma Windows. No, App Store. Scusate. Windows Store non è ancora disponibile. E quindi niente. Settings. Vediamo. Sistema Access. Può fare le notifiche, può usare internet e anche certificati. Bene. Stile Android, insomma. Riavviamo. Plin. Allora, riavviando è tornato tutto. Bene, allora togliamo la roba. Ok,
Inutile per avere più spazio, tanto lo store non funziona. Socialite, preferisco usare e cose. Meteor dice in Fahrenheit e cose. La borsa non serve a niente. Le news, preferisco usare Google Reader. Ah, ora funziona Twitterama. Vediamo. No, non funziona. Vabbè, se ne frega. Allora si toglie anche questo. 5 in una riga, serve a niente, è bruttissimo. Piano, serve a suonare piano, udite, non serve a niente. Paint play, serve a disegnare, udite, non serve a niente. Labyrinth, non c'è l'istruzione, non ci serve niente. Questo è bruttissimo. Tiro puzzle, l'ho sempre odiato. Nearme potrebbe essere utile su un cellulare. Pickstream non ha senso. Zero gravity, mamma mia. Misery it, non serve a niente. Allarmi, boh, forse potrebbe essere utile un giorno, però non così grande, facciamo più piccolo. Mettiamo qua, vai. Treehouse stampede, c'è un dizionario nanoscopio. E scacchi, non servono a niente. Remote desktop, fatto se non serve a niente. Memory si blocca. Flashcard ha un grosso potenziale, non serve a niente. Inkpad, bisogna avere un dito. Beatbox è bellino. E craft non serve assolutamente a niente. Copper, mamma mia. Build, non serve a niente. Sudoku come sarà? Bellino. Vabbè. Tube Rider, vediamo com'è. Ok, per girare bisognerebbe fare così. Quindi, non avendo i diti, non lo posso fare. E anche questo si può togliere. Note Space, vediamo me. Bellino, eh? Ah, utilissimo. Mettere le note. Vabbè, facciamo finta. Word Hunt. Vai. E... oh, prima fa così. Sort. Poi... oh, po, oh, ah, si può fare anche così, tipo orp, no, e or, ene, erro, si può anche tornare indietro? No, va bene, facciamo finta di niente. Bellino, se non sa l'inglese. Bene, praticamente poi è finito. Proviamo a vedere come sono le schermate blu. Simulando la schermata blu. Oh, come si chiama? Ecco. Scarica. Apri. Non me lo apre. Apri. Nulla. Poi ci sono anche tutte le applicazioni classiche, vediamo qual è utile. Tipo questa è utile. Il buon vecchio Paint. E tutte le cose che ci sono di serie a Windows. E scusa il solitario che l'ha tolto, sa quando.
Ah, non si comunica. Devo salvarlo stavolta. Salva. Apri. E non me lo apri. Download, lo screen. Agri. No. Non funziona. Vabbè, insomma, comunque il coso standard è molto diverso. Ah, vediamo con pannello di controllo. Pare un cellulare, eh. Ovviamente c'è anche quello normale, però qua l'hanno fatto tipo così. Ah no, ok. Quello normale, semplice, quello normale, se no. Si può vedere send, share, la ricerca, wireless, user. Vabbè. Ecco, vediamo un attimino modalità provvisoria. Allora, tutti hanno fatto vedere che il computer si accende in pochissimo tempo. In realtà è un'ibernazione e funziona solo in determinati casi. Quindi non è un vero spengimento. F8. Ecco, preparing options. Vediamo la modalità provvisoria. Allora, questa è la modalità provvisoria. Cioè, esci, risolvi i problemi e spengi il computer. Proviamo a vedere cosa c'è e risolvi i problemi. Allora c'è. Reinstalla Windows. Serve il CD di installazione per questo. Riformatta tutto e reinstalla Windows. Wow. Opzioni avanzate. System Restore sarebbe il punto di ripristino. System Image Recovery sarebbe se uno fa il backup, lo fa. Questo è riparazione automatica, intanto si sa che riparazione automatica su Windows non funziona. E poi DOS. Quindi qua non c'è più la modalità provvisoria che se un antivirus è stato installato male permette di installarlo, eccetera, o togliere qualche virus. C'è però il DOS, vediamo come lo fa il DOS, magari può essere anche bellino. Ah, riavvia proprio totalmente per vedere il DOS. Che in realtà non è proprio DOS, DOS, però va bene uguale. Vediamo. Entriamo. Niente password. Wow. Windows 8 in realtà è Windows 6.2. WinBio database. E niente. Ah, bellino. Quindi si può anche rifare così, tipo reinstalla Windows, reinstalla cosa. System Restore, ma dubito, infatti, l'ho appena installato, quindi non ci sono punti di ripristino. E quindi niente, l'avventura finisce qui. Grazie per aver visto il video.